Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui per questo nuovo appuntamento del Festival Radici. Grazie a Javier Ciabrando, che è scrittore argentino di origini piemontesi, che ha accettato il nostro invito. Grazie a Giorgio Ballario, che colloquierà con lui e che ha fatto da Trade Union con Javier. Grazie alla Regione Piemonte e l'assessorato all'immigrazione, grazie al quale questo festival è possibile. Grazie a tutti voi per essere qua. E grazie alla Cricca di Mescià, che farà un mini concerto al termine dell'incontro, e poi credo che ci siano anche delle empanadas per tutti i presenti. Buon incontro. Grazie. Buonasera, grazie Giuseppe intanto per averci introdotti e innanzitutto per averci invitati a questo splendido festival. Credo che il tema delle radici sia un tema che interessi tutti noi, e Javier ci racconterà in modo molto interessante, almeno me lo ha raccontato poco fa, quindi so già cosa mi dirà, cosa ci dirà. Ci racconterà questo difficile connubio fra chi è nato in un paese giovanissimo che ha 200 anni, lontanissimo dall'Italia, e pur tuttavia mantiene delle radici italiane ed è cresciuto in un ambiente tutto sommato molto italiano e molto piemontese. Adesso vi leggerò soltanto una brevissima biografia di Javier per inquadrarlo, perché lui non è soltanto uno scrittore, è veramente un intellettuale a tutto tondo, molto poliedrico. Lui è nato a Carlos Pellegrini nel 1961. Questo è un piccolo paese che si trova nella cosiddetta Pampa Gringa, cioè questa grande pianura fra le province di Santa Fe e di Cordoba, dove emigrarono gran parte dei piemontesi, soprattutto diciamo all'inizio del Novecento e poi anche in seguito. La sua famiglia, come capirete dal cognome, Ciabrando, che è una spagnolizzazione, diciamo così, del cognome Chiabrando, è un cognome tipico del Pinerolese. Infatti lui ha dei parenti che sono anche in sala, credo, che sono di Tavernette, vicino a Tracumiana e Pinerolo, insomma. Lui è stato anche in passato, addirittura mi diceva prima che lui si è sposato a Cumiana, il primo matrimonio, diciamo, a Cumiana per motivi di documenti, ma questo poi magari ce lo racconti. Volevo soltanto aggiungere che lui adesso però non vive più in questa zona dell'Argentina, ma vive a Mar del Plata, che è una città turistica sul mare a sud di Buenos Aires. Lui è scrittore perché ha pubblicato 12 romanzi, soprattutto noir e polizieschi, ma anche libri per ragazzi, saggi, che sono stati pubblicati, oltre che in Argentina, in altri paesi di lingua spagnola, in Spagna, in Messico, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador. Il suo romanzo più famoso si intitola Todavía no cumplí 50 y ya estoy muerto, cioè non ho ancora compiuto 50 anni e sono già morto. E curiosamente però è un romanzo mezzo erotico, tant'è vero che ha vinto, tra il poliziesco e l'erotico, è stato finalista nel 99 a un premio, La Sonrisa Vertical, che si tiene in Spagna. Javier per il momento non ha pubblicato libri in Italia, ma speriamo che questa partecipazione a Radici in qualche modo gli porti anche fortuna. Dopodiché non si ferma qua la sua attività. Lui è anche giornalista, perché scrive o ha scritto in passato su alcune testate argentine come Pagina Dosse, Perfil, Telam, che è l'agenzia di stampa principale argentina. Ha collaborato anche un po' con La Stampa quando io lavoravo là, e però è anche un musicista. Lui suona la chitarra, compone musica, canta e ha pubblicato anche due album, due CD, due album musicali. Dopodiché, siccome non gli bastava tutta questa attività, fa anche l'editore. Ha lanciato una casa editrice a Mar del Plata che si chiama Gogol, che pubblica libri di tutti i generi, dal romanzo poliziesco alla poesia, alla romanzi di altro genere, ed è anche organizzatore culturale, perché ha organizzato numerose edizioni di un festival di letteratura noir a Mar del Plata e anche a Buenos Aires, che si chiama Azabache. Inoltre, da poco, credo da pochi anni,
è direttore della filiale, diciamo, della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, che ha una filiale a Mar del Plata, e lui ne è direttore. Infine, non da ultimo, è tifoso del Boca Junior, che questa notte giocherà la finale di Coppa Libertadores in Brasile, quindi gli facciamo tanti, tanti auguri per questa. Penso che sarai sveglio questa notte a vedere la partita. Javier Chabrando. Grazie, grazie. Bene, prima... Io ho delle domande, se vuoi ti faccio le domande o se vuoi iniziare sì, con qualcosa. Sì, no, prima vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la mia presenza qui. Torino è quasi come casa mia, mi sento come in casa. La mia famiglia è di Tavernete, un piccolo paese vicino di qua, che voi conoscete bene, penso. Loro, la mia famiglia, sono qua, mi sento molto contento. Parlerò un po' in italiano e un po' in spagnolo, perché dopo di un attimo mi stanco e comincio a dire cose che non devo dire. Ma grazie a tutti, grazie a questo a Giorgio, a questo circolo di lettori straordinario, geniale. Pensavo adesso che lo dico in spagnolo, che il tema delle raíces è algo che possibilmente sia lo más importante para un escritor, perché, come dijo Giorgio, nosotros venimos de un paese muy joven y el descubrimiento de las raíces y de las posibles raíces termina por definir lo que uno va a escribir, de dónde uno viene y a dónde uno irá. Non so se è il caso di tradurre o se avete capito abbastanza bene, credo. Comunque il tema delle radici, lui dice, è importante per tutti gli scrittori, a maggior ragione per uno scrittore come lui, che viene da un paese molto giovane, mm-hmm, e che sulla base delle sue radici in qualche modo diciamo identifica anche in quello che deve scrivere e quello e ritrova e reinventa, diciamo, la sua identità anche sulla base delle sue radici. Ecco, una pregunta, eccola qua, una domanda. Allora, Javier, tu sei nato nel 1961, quindi hai trascorso la tua infanzia e la tua adolescenza in un piccolo paese, Carlos Pellegrini, che ha quanti abitanti? Adesso 7.000, 8.000. Quindi un piccolo paese in mezzo alla Pampa, popolato da quasi totalmente, adesso ce lo spiegherà lui, discendenti di immigrati piemontesi, dove il piemontese come idioma, come lingua, era quasi alla pari dello spagnolo. Allora, come sei cresciuto? Come si cresce in un paese di questo tipo? Che tipo di vita faceva un ragazzino degli anni 60 in un paese piemontese trapiantato in Argentina? Io lo che ricordo è una vita molto sencilla, molto sencilla. Molto semplice, una vita semplice. Donde nosotros no teníamos acceso a demasiadas cosas. El mio paese es un paese molto piccolo, que es lontano de quasi tutte le grandi città della regione. Y crecimos en la idea de que lo único que había era jugar al fútbol y vivir una vida muy sencilla, ¿no? El tema de la tradición piamontesa es algo que yo empiezo a reconstruir después, un poco después. Pero lui, scusate, ti interrompo. Dice, sí, che da bambino vivevano una vita molto semplice e, diciamo, in cima ai suoi pensieri c'era solo di quello di giocare a pallone e di vivere la vita così come veniva. Poi il ragionamento sulla identità piemontese gli è venuto dopo, quando è stato più adulto. Sì, io vi racconterò una cosa che mi sembra importante. Quando ero piccolo,
per la mia città passavano commedie o spettacoli che si facevano in Piemontese. 50 anni fa. Questo è quello che credo di ricordare, anche se probabilmente erano attori che includevano battute in piemontese. Ma ciò che conta è che tutto il paese abbia capito lo scherzo, tutto il teatro pieno di gente capivano lo scherzo in piemontese. Sì, lo scherzo intende dire le battute, insomma. Le battute. Perché il testo era probabilmente recitato in spagnolo, ma mettevano in mezzo delle battute comiche, divertenti, umoristiche in piemontese. E tutti capivano e ridevano. E tutti capivano. Questo 50 anni fa vuole dire che tutto il paese aveva una relazione abbastanza prossima con il piemontese. Allora, che è successo nella mia famiglia? Nella mia famiglia i miei zii più grandi, adesso tutti morti, parlavano in piemontese con i miei nonni. Mio padre, uno dei più piccoli della famiglia, capisce il piemontese ma non lo parla. E io non parlo piemontese. Io non conosco quasi niente di piemontese. Vuole dire, questa storia che io ti racconto è la storia di come si è perduto le radici. E después, si puedo, te voy a contar, creo que en español, cómo yo la recuperé. Sì, adesso ci racconterà come questo processo che ha portato lentamente nel giro di un paio di generazioni a perdere le proprie radici, quantomeno linguistiche, però ci spiega adesso come lui le ha recuperate. Uh-huh. Sì, perché io sono... Adesso o faccio altre domande? Prima dico sì, qualcosa sì. E dopo ascoltiamo la domanda. Io non sono il primo della mia generazione che è ritornato a Piemonte, ma sono il primo della mia lunga famiglia, della mia grande famiglia che è venuto qua. La prima volta 30 anni fa, un po' più. E loro, dopo di me, loro no. E allora, dopo di me, i miei zii, i miei cugini, il mio fratello hanno venuto a trovare... È stato il primo della famiglia a tornare... Sono stato il primo che ha fatto la relazione con il passato. Mm. Mi spiegavi prima, quando ci mettevamo d'accordo, che c'è una ragione precisa per cui c'è stato questo processo di graduale abbandono della lingua e delle radici piemontesi, ed era un motivo anche di sociale, che si cercava, i genitori immigrati cercavano di fare in modo che i figli si integrassero il più possibile nella nuova terra e quindi abbandonassero parte delle loro radici per parlare lo spagnolo, ad esempio, per integrarsi al paese. En las ciudades como Buenos Aires, Rosario, el puerto de Mar del Plata, durante mucho tiempo se hablaba un español mezclado con un italiano, con el italiano, o bien un español pronunciado como si fuese italiano, o un italiano pronunciado como si fuese español. A eso se le llamó cocoliche. Questo cocoliche è una specie di gergo, possiamo definirlo così, che però riguarda non la sua zona, ma Buenos Aires, Rosario, quindi le città più grandi, e il porto di Mar del Plata, dove c'era molta commistione con gli immigranti che arrivavano, per cui si mischiavano parole italiane a quelle spagnole, o si pronunciavano in spagnolo delle parole italiane, o viceversa. E questo gergo si chiamava cocoliche. Cocoliche. Una bella parola. Cocoliche. Ed è scomparso però adesso. No, sì, è scomparso. Desapareció. Sì. Questo negli anni... 20. Più o meno. Il cocoliche después se traslada al sainete criollo, al circo e anche un po' più tardi al teatro, alla televisione. E después desaparece. Cioè rimane... con alcune parole, immagino, nel mondo del circo, nel mondo della televisione, dello spettacolo. No. Si facevano spettacolo in cocoliche. Ah, ecco. In cocoliche. Dopo... pian piano è scomparso anche questo. Scomparso. Però ha mantenuto qualcosa nell'unfarto.
buona parte di ese cocoliche si ha quedato nel lufardo. Per esempio, noi diciamo runfla. Runfla, voi dicete runfla? No. No. non so cosa vuol dire. No, no. No, il lunfardo, lo spiego. Il lunfardo è una sorta di... non è un dialetto, è un linguaggio gergale che si usa, popolare, gergale. Un argot, quello che in Francia si chiama argot, e che riguarda soprattutto la zona di Buenos Aires, ma anche adesso soprattutto forse, utilizzato nel tango di quel momento. È anche un modo di giocare con le parole, si mettono le parole al rovescio, no? Quindi, diciamo, è un linguaggio popolare che da noi non esiste sostanzialmente, ma forse esiste in Francia. Ecco, la malavita piemontese aveva un suo argot o un suo lunfardo, infatti anche il lunfardo deriva poi dalla parte della società più marginale, no? Il lavoratore, sì, il tango, quelli che ballavano il tango, i locali. Ma con il piemontese non passò lo mismo, perché durante los años 20 en las escuelas argentinas se desalentaba el uso del piemontés para lograr la integración de los hijos de los inmigrantes. Scoraggiavano l'uso del piemontese nei bambini per aiutarli a integrarsi meglio. Y en ese momento se vuelve obligatorio la utilización del guardapolvo blanco. Come anche da noi in passato, in quel momento, negli anni 20, diventa obbligatorio nelle scuole l'uso del grembiule bianco. De esa forma non si sapeva se los chicos eran ricos, pobres, hijos de nativos o hijos de inmigrantes. Era un sistema per mettere tutti alla pari, che parlassero spagnolo, che avessero una specie di uniforme, così che i figli dei ricchi e dei poveri, degli indios o degli immigrati erano tutti uguali. Al stesso tempo, nella campagna si parlava piemontese quasi per obbligazione, perché tutti i contadini erano piemontese. E allora, per lavorare nella campagna, era quasi obbligatorio parlare piemontese, perché sennò non si poteva lavorare, non si poteva fare negozios. Affari, sì. Affari. Gli dicevo che era un po' come qua a Torino, diciamo, fino agli anni 50, penso, nelle fabbriche, nella Fiat soprattutto, si parlava rigorosamente in piemontese a livello tecnico, tra operai e anche chi veniva da fuori lo imparava, i termini piemontesi. Quindi anche lui anche diceva... persone anche che parlavano un altro dialetto imparavano il nella piemontese. Nella zona lì della Pampa Gringa imparavano il piemontese. Para ubicarse nel tempo, perché questo è molto importante... Yo estoy en Italia después de muchos años y siempre siento el peso de la cultura precedente, ¿no? El peso de la historia. En el momento en que en Argentina sucedía esto, de lo que hablamos, en el momento en que, por ejemplo, los escritores integraban dos círculos sociales en Buenos Aires, los de Florida y los de Boedo. Los de Florida eran los que escribían a la europea y los de Boedo eran los que escribían a la argentina. En ese momento la Argentina no tenía... Due scuole, diciamo, di pensiero degli scrittori argentini, sempre negli anni 20, vero? Anni 20. Stiamo parlando. C'erano quelli che si riunivano in due quartieri diversi, a Boedo e Florida, che è una strada, una calle. Due strade. E gli uni erano più legati alle forme di scrittura e di letteratura europea e gli altri invece volevano fare qualcosa di nuovo, credo. Sì, però lo che importa è che questo che noi ubicamo nel 1920, che succedeva nel campo dell'Argentina, nelle città, con la immigrazione del resto degli italiani e questa discussione degli intellettuali argentini, en el año 20, la Argentina todavía no había cumplido un siglo de existencia. Es decir, la Argentina no era... Lo que se discutía era qué somos y qué vamos a hacer. Sí, esto creo que se capisca. Comunque, siccome era un paese que no aveva ancora 100 anni de vida, nel dibattito culturale degli intellettuali e degli scrittori argentini di quel tempo, la domanda era chi siamo e soprattutto cosa vogliamo diventare. Y en quel momento el corpus letterario importante de la Argentina eran 10 libri, por ejemplo. 15, digamos.
Niente, quasi niente. Una tradizione letteraria povera per un certo diversi. Povera e piccola. Quindi si faceva riferimento a quella europea. Sì, era la discussione del momento. Ahí podríamos ir a Borges, si querés. Y porque para nosotros Borges, cuando uno lo entiende un poco, explica todo. Si uno entiende cómo utilizarlo, podemos explicar casi todas las cosas, incluso nuestras contradicciones a través de Borges. Allora, Borges lo conoscete tutti. Una fra le cose, le mille cose che ha scritto, ha fatto, diciamo, ci ha regalato anche degli aforismi molto interessanti. Lui una volta disse che gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, pensano come i francesi e vorrebbero essere inglesi. E un altro dei suoi aforismi, in cui lui aveva una posizione molto particolare, ad esempio lui era sempre stato antiperonista e antinazionalista, gli chiedevano perché e lui aveva detto: io non sono nazionalista, a differenza della maggior parte dei miei compatrioti, perché nelle mie vene non scorre sangue italiano. Quasi invece facendo intendere che coloro che erano nazionalisti erano in qualche modo discendenti dagli italiani. Sì. Ecco, Borges è una domanda complicata e lunga, Borges è tutto un mondo. Però sì, tu puoi dirci in poche parole sì l'importanza che ha la... che a Borges lo sappiamo e se vuoi dirlo va benissimo, ma ci piacerebbe capire l'importanza che ha tutt'oggi nella cultura argentina il ruolo dell'Italia, che si è portato dietro, che si sono portati dietro gli emigranti, e anche al giorno d'oggi quanto conta la cultura italiana in Argentina. Sì, questa frase che ha detto Borges era una tonteria, no? Por lo menos, o una broma, probablemente una broma. Dice che era una sciocchezza o più facilmente uno scherzo. Uno scherzo, perché Borges era un bromista. En casi buena parte de su obra hay mucho humor, aun cuando hablaba en serio. Pero él escribió un texto que nos sirve a nosotros para entender el concepto de las raíces de un escritor argentino. Sì, lui ha scritto un testo che è molto utile per capire il concetto di cosa sono le radici per un autore argentino. Che si chiama L'escrittore argentino e la tradizione, scritto quando l'Argentina aveva 100 anni, niente per un italiano, diciamo. È un corpus letterario, come ho detto prima, 10-15 libri, quasi niente. Cuando Borges analiza el escritor argentino y la tradición, lo que dice es, primero, hay escritores que piensan que nosotros tenemos que empezar a escribir solamente pensando en nuestro pasado inmediato. El pasado inmediato de la Argentina, la raíz inmediata de la Argentina, era una raíz que casi se veía en el tiempo, 70 u 80 años. Una de las opciones de los intelectuales era que los escritores argentinos debiesen escribir della loro condizione e delle radici culturali recenti che avevano, quindi con un contesto molto locale. Esattamente. Noi abbiamo un genere che si chiama la gauchesca, molto importante. Gauchesca, dalla parola gaucho, un genere letterario. Che è un po' questo, diciamo, scrivere solamente di nostra storia immediata. In quello testo di Borges, L'escrittore argentino e la tradizione, è dove Borges dice che nel Corán non ci sono camelli, perché lo che voleva dire Borges è che non era necessario avere di gauchos in un testo per che ese testo sia considerato una obra argentina. Entonces, él marca un camino. Escribir a partir de la historia inmediata, 70, 80 años atrás, hacia el futuro. La segunda tradición, la segunda raíz, es la relacionada, posiblemente la más fuerte de las tres que voy a mencionar, cinco son en realidad, es la ligada a la lengua. Ecco, la prima forma di radici in Borges è quella appunto del passato molto, molto breve dell'Argentina. Esatto. Quindi sì, scriviamo dell'Argentina degli ultimi dalla nascita dell'Argentina a oggi, quindi meno di 100 anni, ma soprattutto scriviamo per il futuro.
La seconda radice importante per gli è la lingua, quindi lo spagnolo, il castigliano. E la terza, dove Borges dice che él se siente con derecho a ser parte della cultura universale. La parola derecho. La terza è che lo scrittore deve avere il diritto di sentirsi, pur rimanendo, diciamo, alle prime due radici, deve però proiettarsi verso una cultura internazionale. Sì. Esto es muy importante, sobre todo si pensamos que él era un hombre que se había formado, como él dice en uno de sus textos, habiendo heredado una biblioteca de innumerables libros ingleses. Posiblemente tenga que ver con esa mención que hace a pensar. Lui era de familia inglesa, anche en parte, ¿no? El pasado de Borges es una reconstrucción suya. Ah, cioè lui ha hereditado una enorme biblioteca con molti libri inglesi, ma questa leggenda che lui avesse una derivazione inglese, dice Javier, che è un po' una sua mistificazione, si è un po' ricreato un'immagine della sua famiglia. Lo che dice Borges ahí, il diritto a essere parte della cultura universale, è lo che sostiene è che qualsiasi scrittore, non importa da dove venga, tiene il mismo diritto que tiene un escritor italiano, por ejemplo, a considerarse parte de la cultura universal. Claro, ahí hay una cuarta raíz que Borges no menciona, aunque cuando habla de escritores argentinos dice escritores argentinos y sudamericanos, que es la raíz latinoamericana. Sí, la cuarta es que Borges ha un poco no ha mencionado, pero que sustancialmente esiste da sempre, sì. E sì. La partecipazione degli scrittori argentini all'idea di l'America Latina. Sì, soprattutto perché gli argentini siamo un po' europei e abbiamo, diciamo, le dimos un po' la spalla all'America nera e all'America indigena. Storicamente l'Argentina è sempre stata il paese più europeo dell'America Latina e ha spesso dato le spalle, ha svoltato le spalle a, diciamo, alle radici indigene e quelle nere afroamericane, si direbbe adesso, sì. Del tipo, ad esempio, del Brasile. Questo si rompe más o menos en la mitad del Novecento por razones más básicamente políticas. Después de la Revolución Cubana, con los intelectuales argentinos que participan de los movimientos internacionales de izquierda y la relación de Argentina con el resto de Latinoamérica. Esta apertura al concepto de cultura latinoamericana inicia sobre todo después de los años 50, los años 50 y 60, con soprattutto per motivi politici, quando inizia a diventare frequente che anche gli intellettuali argentini si interessino alla rivoluzione cubana, ai movimenti. Bueno, acá viene lo más importante, que cuando yo llegué a Europa por primera vez en el año 1989, yo no sabía nada de todo esto. Y cuando lui è venuto in Europa la prima volta nel 1989 non sapeva nulla di questo processo. No, non sapeva nulla, non aveva, non tenía una visión completa de la relación con mis raíces piamontesas primeros y latinoamericanas después, porque nuestros abuelos hablaban muy poco de su origen. Ese es un tema, te veo eso, hacer eso, y cada vez que yo hago mención a esto, todo el mundo me dice, es verdad. Sí, dice que en realidad loro no avevano tanto le idee chiare su questo passato y sui legami, esempio, con il Piemonte, con l'Italia. Anche perché i loro nonni, ad esempio, che ancora erano molto legati, i suoi nonni sono quelli che si sono trasferiti dal Piemonte all'Argentina. Suo padre e sua madre sono già nati in Argentina. Esatto. I nonni parlavano molto poco del loro passato, come se avessero voluto anche un po' tagliare i ponti con sì, il passato. Sì, una strategia per non pensare nel passato e pensare nel futuro. Eso lo encontré aquí la primera vez que puse el pie en Tabernete. Luego voy a leer un texto donde todo eso está explicado. La primera vez que puse el pie en Tabernete entendí eso, y la primera vez que puse un pie en un bar latinoamericano en la ciudad de Lausana, Suiza, que vi
un afresco de latinoamericanos exiliados, entendí que nosotros también éramos parte, nosotros los argentinos, caucásicos, blancos, borghesi, éramos parte también de esa Latinoamérica. Si dice que lui ha riscoperto queste due forme di radici, cioè quella più diciamo etnica piemontese, la prima volta che ha messo i piedi in Italia e che è andato a vedere le case dei suoi parenti e dove erano nati i suoi nonni, e al tempo stesso a Losanna, in Svizzera, in un bar di esiliati latinoamericani, ha preso coscienza che anche loro argentini, pur essendo bianchi, essendo molto europei, essendo molto borghesi anche come diciamo cultura, come stile di vita, avevano una forte relazione con quegli altri popoli dell'America Latina, che avevano avuto tra l'altro in quegli anni ancora dei problemi politici e sociali molto, molto gravi. Después de esa experiencia, que ya tiene 30 años, yo la pude escribir, porque ya que el tema es la literatura, podría no haberlo escrito, pero lo pude escribir. Por ejemplo, e lui, dopo aver avuto questa esperienza diretta circa 30 anni fa, ha pensato di inserire questi suoi ragionamenti, ma soprattutto queste sue sensazioni legate alle radici, in alcuni dei suoi libri. Perché una idea abbastanza importante per entender esto. Per esempio, questa novella finisce a Tabernete, ma è una Tabernete reale. Tutto lo reale che può essere un luogo in un libro. Era una finzione, ma è una Tabernete reale perché io l'avevo conosciuto. Perché venire da un paese tan giovane come l'Argentina vuol dire che quando noi parliamo, per esempio, di Rinascimento, quando noi diciamo arte antica, per esempio, per noi è soltanto bibliografia, è soltanto ipotesi, è soltanto enciclopedia. Non abbiamo un rapporto diretto con la idea del Rinascimento, la idea dell'arte antica come voi, per esempio. Quando io ho stato la prima volta a Tabernete, ho fatto un legame con il mio passato, un legame reale con il mio passato, e ho potuto scriverla qua, che è una Tabernete simbolica, ma è una Tabernete reale perché io avevo stato lì. È una ficzione, ma conoscono la frase di Hemingway, scrivan sobre aquello che saben. Dice è una Tabernete simbolica e di finzione perché è un romanzo, però basata sul fatto che lui c'è stato, ha visto, ha conosciuto. Perché come diceva Hemingway, bisogna scrivere di ciò che si conosce. L'aveva conosciuto, ma mi aveva ligato a ese lugar, perché non ricordo se ustedes estaban ahí, penso che sì. Quando io llegué la prima vez a mi pueblo, esto es muy impresionante para hablar de raíces, a mí me llevaron a conocer a todos los habitantes del pueblo. La prima volta che ha messo piede a Tabernete, i suoi parenti l'hanno portato in giro per tutto il paese, che è molto piccolo, mi pare, e l'hanno portato a conoscere uno per uno tutti i parenti. Casa per casa, perché tutti gli abitanti di Tabernete erano quasi della mia famiglia o erano della mia famiglia. Questo è il cugino di tal, questa è la moglie del cugino. Me ho trovato... encontré por lo menos tres o cuatro apellidos que yo no sabía que eran parte de mi árbol familiar. Sí, ha scoperto anche dei cognomi e delle persone che ha conosciuto con dei cognomi che lui non sapeva neanche che facessero parte della famiglia. ¿Se acuerdan de la escena del Padrino, Al Pacino y la novia italiana caminando por el pueblo con todo el pueblo detrás? Era eso. ¿Se entendió? La scena del Padrino in cui c'è Al Pacino con la fidanzata italiana camminano per le strade del paese con tutta la gente, il corteo di gente dietro. Ecco, era una cosa simile a quello che è successo a lui. Il finale della passeggiata fu il cimitero. Il cimitero è stata la fine della passeggiata. Dove tutto erano della mia famiglia. Tutti i morti. Dove anche i morti, hanno presentato anche i morti che facevano parte della sua famiglia. Entonces io ahí comprendí que mi historia, siguiendo un poco el ejemplo de Borges,
que yo también tenía derecho a la cultura universal, porque el derecho estaba ahí, en la relación con mi familia, que está acá, después de muchos años volvemos a encontrarnos, y que es una raíz real, es una raíz verdadera. Yo he sabido cosas ahí, no solamente nombres che desconocía. E lui, oltre a conoscere le persone e i nomi, ha conosciuto delle cose reali che prima non sapeva. Per esempio, non so se questo è reale. Qualcuno mi ha detto, non so se Oreste, Mario o Ezio, i miei cugini di mio papà, che Larry Bay era un cognome di un soldato di Napoleone. Larry Bay è uno dei tuoi parenti, no? Sì. Uno dei tuoi... Ecco qua, il Larry Bay. Sono presenti in sala. Di un soldato di Napoleone che in ritirata è rimasto alla regione del Piemonte. Si scriveva differente, io lo pensé eso in suo momento. Y yo jamás en mi vida imaginé que además de mi relación con Italia, que de mi relación con Piamonte, yo podía tener relación con un soldado de Napoleón que era de origen alsaciano. Dice que no había mai pensado que, oltre ad avere un legame con l'Italia, col Piemonte, diciamo que scoprendo di persona il paese, è riuscito a ricostruire anche un legame con un sconosciuto soldato francese di origine alsaziana, me gustaba mucho che in qualche modo fa parte della sua dinastia. Me gustaba mucho la birra Cronenberg, entonces pensé que a lo mejor algo tenía que ver con esa historia. Dice che gli piaceva tanto, siccome lui ha vissuto anche in Francia, gli piaceva la birra Cronenberg che è alsaziana, e quindi adesso ha capito il perché, insomma, c'era un legame quasi familiare. Y acá me gustaría volver un poco a Borges, porque Borges tiene un texto extraordinario que se llama Kafka y suoi percursori, donde Borges dice ogni scrittore crea i suoi precursori. Vuole dire che quando, lo dico in spagnolo perché è molto complesso, quando alguien escribe un libro, ese libro se relaciona con muchas cosas dispersas en el tiempo y en el espacio que no estaban relacionadas entre sí hasta que alguien escribe ese libro. No sé si avete capito, comunque dice que esta teoría de Borges es que cuando se escribe un libro si trata de tanti argomenti, de tante cose, e li si mette, diciamo, in relazione l'una con l'altra. Ma in precedenza, prima che ci fosse questo libro, non erano in relazione. Quindi si crea in qualche modo un mondo antecedente al libro stesso. Claro, Borges usa l'esempio: una parabola di Aristoteles, un poema di Browning e un libro cinese che entre sí non tienen nada que ver, solamente tienen que ver quando Kafka escribe su obra. Questo si è capito, credo. Questo un frammento testo, di Aristotele, di Browning. Una parabola di Aristotele, un poema di Browning e un libro cinese che non avevano nulla in comune fra di loro, se non che Kafka, scrivendone insieme, li ha messi in relazione l'uno con l'altro e ha creato quindi un nuovo sistema di relazioni fra questi testi. Io credo che questo vale anche per me, e per moltissimi altri scrittori, però per me vale per contare questa relazione con le mie radici piemontese, italiane e anche alsaziane. Perché quando io salì dall'Argentina non sapevo che tenía questa relazione con Latinoamérica, non sapevo che tenía questa relazione con i miei primos e con il paesino. No sabía que tenía esa relación con la casa del Chinguiale, la cacha del Chinguiale. No sabía que tenía una relación con Alsacia. Todo eso se conectó cuando yo puse el pie en Tavernette. Lui appunto non sapeva di avere tutti questi legami con i suoi parenti, con il Piemonte, con addirittura un soldato alsaziano, con la caccia al cinghiale che si praticava lì nel Pinerolese. E tutta una serie di cose che ha appreso tornando qua, cioè tornando, venendo per la prima volta in Italia, nel paese dei suoi antenati,
E tutto questo si è messo in queste cose si sono messe in connessione l'una con l'altra nel momento in cui ha messo piede a Tavernette e ha ricostruito questo mondo. E dopo l'ho potuto scrivere, perché se io non si sono fuori scrittore, a lo mejor tutto eso queda nell'aneddotario familiare. Sì, se lui non fosse scrittore rimarrebbe nell'aneddotica familiare, lui ha pensato di utilizzarlo anche per scrivere dei romanzi. Per esempio, in questo libro che si chiama Caccia Maggiore, Caccia Grande. Caccia Grande, il personaggio è nato qui a Torino. Perché? Perché io sono anche un po' torinese. Quando io racconto la storia del personaggio, lo che hago è, si chiama Pierino Baldacci. Cuando yo racconto la historia de Pierino Baldacci, lo que hago es contar la historia de Primo Levi en Torino. Te lo puedo leer, lo tengo en italiano, mientras vos lo traducís. La historia de Primo Levi, un día que salió al campo a unirse a la resistencia y fue detenido por los nazis y no fue fusilado por judío, mientras que a los amigos lo fusilaron por no ser judíos. Allora lui dice che questo personaggio suo, Pierino Baldacci, è in qualche modo ispirato alla figura di Primo Levi, che si era unito alla resistenza ed era stato catturato dai nazisti, però non era stato fucilato come i suoi amici, in quanto lui era ebreo, e invece i suoi compagni non erano ebrei. E per essere ebreo fu inviato in un campo di concentramento. E lui venne mandato in un campo di concentramento e gli altri vennero fucilati. Acá nuovamente tenemos eso che io decía antes. Esto puede ser una construcción ficcional por completo, pero no lo es tanto para mí en la medida en que yo conozco el lugar, conozco las condiciones del lugar y lo escribo desde el punto de vista de alguien que es un poco torinés. Sí, lui scrive un brano que obviamente es un brano di fiction, diremo adesso, un brano di fantasía, pero en qualche modo collegato al fatto che lui ha conosciuto i posti, ha conosciuto le persone, quindi lo scrive con degli occhi diversi rispetto a un altro. Dice così: viveva con la famiglia a Torino quando un giorno, stanco di vedere passare il nemico cantare sotto la sua finestra, scese in campagna con due amici d'infanzia per unirsi alla resistenza. Non sapevano nemmeno dove fosse la resistenza. Semplicemente se andavano in campagna come se cercassero aria fresca e idee più nobili di quelle che si respiravano in città. Sono stati arrestati nei pressi di Tavernette, mentre Torino era ancora in vista. Paradossalmente Pierino si salvò prima a causa del suo naso, poi riconoscendosi ebreo. I nazisti non avevano bisogno di documenti perché i documenti potevano essere falsificati, quel naso no. È un gioco che io faccio nel romanzo, no? Il naso del personaggio. Il personaggio. Gli altri due sono stati uccisi proprio lì, davanti ai suoi occhi. Pierino fu inviato a Mannhausen. Questo è più o meno la storia di Primo Levi, che io sovrappongo, no? Alla storia di Pierino Baldacci. Nuovamente, una relazione con le radici, non bibliografica, non documentalista, non enciclopedista, sino real, en la medida in cui io mi sento parte di questo luogo. E lo cuento come una persona che è parte di questa città, no? Sì, che lui in qualche modo si sente parte di questa città, di questo territorio, quindi quando lo racconta lo fa come se, anche se non ci vive, insomma, come se effettivamente ne facesse parte. Ma una domanda un po' più lieve. Allora, siccome ho accennato prima al fatto che sei tifoso del Boca Junior, scendiamo di livello, però sempre cultura, anche se cultura popolare include anche il calcio, il tango e tutto ciò per cui è famosa l'Argentina. Domani, stanotte c'è questa partita importante, c'è una specie di mobilizzazione
dei tifosi del Boca che vanno a Rio, ma tu mi hai raccontato una cosa molto divertente, cioè che in qualche modo si lega alle radici. Tu sei tifoso del Boca perché lo era tua nonna. Tua nonna italiana, nata in Italia. No, ah, no, questa nonna no, era una la unica che non era nata in Italia. E cosa faceva questa nonna? Questa nonna era... Che era a Santa Fe però, non a Buenos Aires. No, a Carlos Pellegrini, provincia di Santa Fe. Sì, sì. Questa nonna era lo che nosotros llamamos una barra brava. Era una nonna ultras. Ultras. Obligó a todos los... primos, somos muchísimos primos, obligó a todos los primos a ser tifosi de Boca. Ha obligado a todos los cugini, a sus nipotes, a diventare tifosi del Boca. Si no eras de Boca, no te dirigía la palabra. Non, a quelli que no tifaban Boca, no parlava neanche. No. Y también era tifosi de un club del pueblo. Sì, poi era tifosa di una squadra piccola del paese. Del paese, ci sono due soltanto. Il mio fratello ha giocato una temporada per l'altro equipo, non per il nostro. E si chiama il vostro? Il nostro americano. Americano. Il suo fratello ha giocato una stagione con l'altra società, l'altro club. San Martín. Sì. E mia nonna non le parlava. Non gli ha parlato per un anno. Allora per noi era un'obbligazione morale essere di Boca. Nella mia famiglia è qualcosa di importante, non tanto per me, perché trato di non amargarmi molto, però sì, non vuole amareggiarsi troppo, ma insomma siete in finale in Coppa Libertadores. Però noi del Toro cosa diciamo allora, scusa? Mi primo, mi hermano, mi sobrino, son todos unos locos fanáticos. Si capisce, pazzi fanatici tutti i suoi parenti. Tra l'altro Boca Juniors, per chi non lo sapesse, è una squadra che è nata direttamente, fondata dagli immigrati genovesi che si erano trasferiti a Buenos Aires. La Boca era il quartiere portuale di Buenos Aires. E le origini, le radici, per usare questo termine che sta bene qua in questo contesto, le radici del Boca sono del tutto italiane, in questo caso proprio genovesi. E senti Javier, stiamo concludendo, credo che siamo, se qualcuno mi fa dei cenni su no su restiamo ancora tanto, se voi avete voglia puedo, andiamo avanti qua. Voy a contare una pequeña cosa más. Brevemente te voy a contar sí. Que hay una quinta relación con las raíces y podemos ubicar en ese lugar a un escritor argentino de origen piamontés que se llama Héctor Bianchotti. Sí, ah, justo, una quinta relación con le radici che riguarda in particolare uno scrittore argentino, Héctor Bianchotti, anche lui di origine italiana e anche lui di origine piemontese, perché Bianchotti è un altro cognome del pinerolese. Bianchotti dimenticò, le dio la spalla a sua famiglia, le dio la spalla a suo paese, le dio la spalla a sua lingua. E Bianchotti ha avuto un percorso particolare, ha in qualche modo abbandonato la sua famiglia, sì. ha voltato le spalle al suo paese, cioè all'Argentina, è andato a vivere in Francia e addirittura ha abbandonato la sua lingua, cioè lo spagnolo, per scrivere in francese, no? È l'unico straniero che integra l'Accademia Francese delle Lettere. Sì, è l'unico straniero che è entrato a far parte dell'Académie Française. Sì. Di letteratura. Y antes de leer un pequeño texto que escribí para la ocasión, muy breve, les quería contar que cuando hablamos de raíces, los habitantes de mi pueblo nacen con la idea de que en mi pueblo no sucedió nunca nada importante. En mi pueblo no sucedió nunca nada importante. Gli abitanti del suo paese sono dell'idea che nel loro paese non è mai successo nulla di importante. Nada. Hasta que un día supimos que había un inmigrante piemontés que era un brigante rurale. Ah, sì, questa è una storia piemontese, molto carina. Famoso, che si chiama Bairoletto. Finché un giorno si è scoperto che era di quel paese, cioè di Carlos Pellegrini, un bandito rurale, cioè che agiva nelle campagne. Un Robin Hood. Una specie di Robin Hood che si chiamava Bairoletto. Anche piemontese. In che anni?
morto nel 50 più o meno. Quindi lui era prima della guerra, insomma, faceva sì, gli anni 30-40. Sì. Posso leggere questo che per finire? Ho fatto un piccolo testo per chiudere il cerchio, che dice così. Per sapere dove vai, devi sapere da dove vieni. Questa idea un po' semplice può essere anche una grande verità. Ma si può scrivere senza sapere da dove vieni? Credo di sì. Anche se credo che magari sia una trappola che uno fa a se stesso. Comunque, oggi in Argentina ci sono scrittori giovani che si preoccupano solo dei problemi della loro generazione. E va bene che sia così. Come diceva Hemingway, scrivi quello che sai. Loro sono la voce della loro generazione. Ma penso che io e la mia generazione non abbiamo potuto fare lo stesso. Perché? Forse perché abbiamo conosciuto i nostri nonni, abbiamo vissuto con loro e abbiamo visto le radici della nostra lunga storia. E dopo, quelle radici ci hanno portati in altri luoghi, con la nostra immaginazione oppure di persona, alcuni in Italia, altri in luoghi immaginabili così lontani e strani. Adesso mi faccio nuovamente la stessa domanda. Si può scrivere senza pensare da dove vieni? Credo di sì. Ma se siete curiosi di approfondire su quelle radici che erano visibili negli occhi e nelle mani dei nostri nonni, o se avete promesso a un nonno di andare almeno una volta nel paese che lui doveva lasciare alle spalle, si fa la magia. Magia significa che quando metterai i piedi nella strada del paese di tuo nonno capirai che quello che sapevi era solo una piccola parte di quello che c'era da sapere. Sembra uno sciololingua, ma è pura vita. E dopo aver conosciuto una piccola parte di quella storia precedente, di quelle radici, non è più possibile tornare indietro. Non puoi fingere di poter dimenticare, non puoi più fingere di non sapere da dove vieni. Funziona così. Una volta camminavo per le strade di Tavernette, mentre dietro di me camminava quasi tutto il paese, perché quasi tutto il paese apparteneva più o meno alla mia famiglia. E ora, 30 anni dopo, sono qui a parlare del significato di quel momento. Sono dovuti passare molti anni tra il viaggio dei miei nonni in America e il mio ritorno in Italia. Perché? Credo era necessario chiudere il cerchio, chiudere la storia della diaspora, la storia del lungo viaggio verso l'America, dove tutti hanno iniziato una nuova vita. Prima dovevano sentirsi anche un po' argentini, o totalmente argentini in alcuni casi. Io chiamo questo chiudere il cerchio e abbandonare il paese dove si è nati per poter adottare una nuova terra. Forse per questo che i nostri nonni parlavano poco del loro passato. Era un modo di non tornare indietro, perché tornare indietro non era possibile. Era un modo per andare sempre avanti verso il futuro. E forse è per questo che hanno lasciato dietro anche alcune abitudini e hanno dimenticato la loro lingua. Era necessario adottare quelli della nuova casa. Noi abbiamo dovuto aspettare che quel cerchio si chiudesse per poter viaggiare nel loro passato e poter scriverlo. Noi, persone come io, veniamo a riaprire il cerchio. Ecco perché sono qui oggi. Grazie mille. Javier Sobrando. Grazie, Javier. Grazie a todos ustedes. Scusa per il mio italiano. Credo che dopo questo testo anche emozionante non ci sia molto da aggiungere. Non so se c'è ancora tempo per eventualmente qualche domanda. C'è un signore là che vuole chiedere qualcosa. Aspetti un attimo che le danno un microfono. Farle una domanda,
asunto in eiso o in italiano? Italiano, per favore. Italiano. Sì, era solo una battuta. Che riflesso ha il fatto che a Roma, al Vaticano, ci sia un signore Bergoglio, ovviamente argentino, piemontese, argentino di origini piemontesi, sì, sulla comunità piemontese d'Argentina? Cioè c'è un qualche riflesso? Sì. Non so se sono stato chiaro nella mia domanda. Perfettamente. Grazie a lei. Realmente yo no hice una relación directa de el Papa con las raíces piamontesas. Nosotros del lado de la política, miramos la elección del Papa como un hecho político. Y lui dice que dal suo punto di vista e di molti argentini non è stata fatta all'inizio una relazione immediata tra Papa Bergoglio, Papa Francesco e la sua origine piemontese. Ha contato molto di più l'aspetto politico, cioè che per la prima volta ci fosse un Papa argentino. Sì, lo che analizzavamo noi era che era un momento di molta energia per l'Argentina. Non solamente avevamo a Messi, non solamente avevamo una reina in Olanda, sino che pusimos un Papa. Sì, è stato un momento in cui l'Argentina ha vissuto uno stato, sì, di grande emozione, sì, e anche energia. Perché avevano ovviamente Messi, il miglior giocatore del mondo, avevano appena avuto una regina, perché Maxima si chiama, no? È un'argentina che ha sposato il principe, il re di Olanda, e poi addirittura è arrivato il Papa a un certo punto. Para nosotros fue un momento político importante que tenía que ver con lo que nosotros en Latinoamérica llamamos la construcción de la patria grande, que por supuesto los Estados Unidos destruyó. Sí, el momento político es anche relativo al fatto que loro hanno questo in Argentina, questo ideale della patria grande, que sarebbe poi, insomma, un vecchio ideale di Simón Bolívar, cioè una sorta di unificazione politica e culturale dell'America Latina, che di solito poi gli Stati Uniti cercano sempre di demolire. Y lo que permitía que el ego de los argentinos, que de por sí es bastante importante, tuviera lógica además. Y uno podía, no sé cómo se podría decir en italiano la palabra fanfarronear. Sí. Capisce? Podiamo fanfarronare muchas cosas. Oltretutto, il fatto di avere un Papa ha dato modo di motivare l'ego degli argentini, che già di solito è abbastanza ampio e gonfio. Però ese tema dell'energia de Latinoamérica verso il mondo non è un tema menor, perché, per esempio, Gianni Vattimo, che è morto qualche mese fa, viaggiava permanentemente a Latinoamérica a vedere questo, la energia de los movimientos políticos latinoamericanos nuevos en ese momento. Sì, sta parlando di Gianni Vattimo, che è morto poco fa e che negli ultimi decenni aveva viaggiato spesso in America Latina proprio un po' alla ricerca di queste nuove forme politiche, ma anche di energia popolare, sì, che derivava da alcuni movimenti in varie parti del continente. In ese concepto dell'energia entra il Papa, il primer Papa no europeo e argentino. Así lo vemos nosotros. E quindi in questo insieme di progetti che hanno dato energia all'Argentina è rientrato anche questa elezione del primo Papa non europeo, che però in qualche modo europeo un pochino lo è, un po' europeo, di origine. Sì, certo. Además es un compañero peronista. Non so se si... Sì, poi oltretutto è anche peronista il Papa, quindi... Tifosi di San Lorenzo. Tifoso della squadra del San Lorenzo, non del Boca, ma...
Nessuno è perfetto. Neanche il Papa è perfetto. Grazie a tutti. Bene, grazie. Credo che dobbiamo chiudere e credo che stiano arrivando i musicisti della Crica di Mescià, che non so se l'hanno già spiegato, forse lo spiegheranno loro, hanno un legame abbastanza intenso con l'Argentina. Grazie a tutti, buonasera. No, siamo piemontesi, ma adesso vi spieghiamo perché siamo qua. Prova, sì, si sente. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, è un piacere aver sentito Javier Chiabrando, l'IP dipende un po' se lo diciamo in piemontese o in spagnolo. Noi siamo la Crica di Mescià. Crica, magari avete presente, significa gruppo di amici. Mescià invece significa mescolati, contaminati, perché il nostro è un progetto di musica folk popolare cantato in piemontese che si muove sì sulle orme dei vecchi cantastorie, ma in una chiave diversa, un po' mesciò, un po' contaminata, no? L'obiettivo è un po' quello di far appropriare il polo di oggi dell'identità di ieri, perché come si diceva anche prima, insomma, le radici portate nel futuro hanno anche un altro gusto. La Crica di Mescià nasce 10 anni fa. I brani inizialmente sono quelli della tradizione popolare, che come abbiamo detto mescolati, e poi a questi abbiamo unito tanti brani nostri, scritti da noi, e li abbiamo proposti nelle piole, nelle piazze, nelle fiere, nei teatri. E 4 anni fa siamo riusciti a raggiungere un po' un grande sogno che avevamo, quello di andare nelle comunità piemontesi in Argentina a cantare la musica piemontese con la lingua piemontese. Abbiamo avuto la fortuna di unirci all'associazione della FAPA, a tutte quelle micro associazioni gemellate con i nostri paesi del territorio, e creare un vero e proprio tour che proprio in questo periodo qua dell'anno, là in primavera, è stato bellissimo, un tour di 10 giorni dove siamo andati a suonare a San Francisco di Córdoba, a Sastro Ortiz, a Morteros, a Zenón Pereira, a Rafaela, a Paraná. È stato bellissimo, emozionante. Là c'è ancora un attaccamento alle radici che è incredibile, è molto più elevato di quello che c'è qui, perché chi se ne va, insomma, l'attaccamento al cordone ombelicale lo tiene stretto anche a distanze di generazioni, perché immaginatevi che tutta la gente che abbiamo conosciuto noi e della quale ancora tanti la lingua la parlano, perlomeno coloro che hanno più di 60-70 anni, è gente che comunque in Piemonte tante volte non c'è mai stata. Si parla di i loro trisavori sono arrivati in Argentina alla fine dell'Ottocento. Sono stati loro a fondare tanti paesi, perché lì nella pampa gringa, la pampa straniera e gringo eravamo noi, i paesi sono fondati per buona parte proprio verso la fine dell'Ottocento, e fra questi anche penso il paese di Javier, credo, a questo punto. Adesso ne cantiamo 2 perché siamo qua per suonare. Parleo a bem, ma poi dopo un po' è ora di fare musica. Il primo brano che vi raccontiamo l'abbiamo scritto prima di andare in Argentina, per raccontare la loro storia, perché questo era per noi importante. Abbiamo parlato di coloro che da qui, per questioni di fame, hanno preso questa nave a Genova, con tutte le difficoltà del caso che possiamo immaginare, e là si sono trovati a riscrivere la loro storia in un altro modo, portando quella grande voglia di lavorare che al piemontese non è mai mancato, e anche le sue origini, ma poi dicendo alla propria madre che poi là sarebbero rimasti, perché questo è quello che è stato. Questa canzone si intitola Migrant Piemontese. Thank you.
bachelor o immigrant, lasciavo il proprio ca, perché a campagna erano di papà. Partivo dai nostri paesi e sdirigivo da lontan, montavo su Malnau per arrivare in America. Tante famiglie e contadine che per poter mangiare dal nostro Piemonte a Vuscapè, noi che chiamavamo i bugianen, andò i milioni su manda via dall'altra parte del mondo come ante il cuor malinconia. Un, due, tre, mare caramar mi torno ma vi, mare caramar mi torno ma vi, l'uma decidì che stumma belle sì, l'uma decidì che stumma sì. Mare caramar, torno ma pi, mare caramar, torno ma pi, l'uma decidì che stumma belle sì, l'uma decidì che stumma sì. Se sono arrivati dai nostri parenti che sono già là, d'accordo va Santa Fe, i piemontesi stanno da fe, smia che il travaglio a mancanen e la fortuna gira ben, andiamo a bene là di voi poveri disgraziati. Se sono arrivata dall'Argentina de cantà, le nostre tradizioni guarda sono già destinazione, la bagna cauda insieme ai coi e le canzoni della nostra gente, perché si piemontei sporto da tre le proprie reis. Un, due, tre, mare caramar, torno ma pi, mare caramar, torno ma pi, l'uma decidì che stumma belle sì, l'uma decidì che stumma sì. Mare caramar, torno ma pi, mare caramar, torno ma pi, l'uma decidì che stumma belle sì, l'uma decidì che stumma sì. Mare caramar, torno ma pi, mare caramar, torno ma pi, l'uma decidì che stumma belle sì, l'uma decidì che stumma sì. Che l'han fai tutta sa stra, i piemontesi su sbarca e lì l'urlan trova la pampa gringa e il Paranà. Iera chi brava travaglie per poter vivere in strafè, cai d'un pi pantalunga a blamblane anticantun, che buce in munga Santa Fe, chi antla pampa giù a sapè, na gran tribulazione lontan da cacunta magung, che buce in munga Santa Fe, chi antla pampa giù a sapè, na gran tribulazione la sunga lontan da cacunta magunga, che bugia in munga Santa Fe, chi antra pampa già sapè, na gran tribulazione lontan da cacunta magunga, lontan da cacunta magunga, lontan da cacunta magunga. Grazie. Lontan da ca con tammagù, insomma, lontano col magone, ma in realtà noi abbiamo trovato là una popolazione ricchissima, ricchissima di energia, di emozione, come dicevamo prima, tanto legata alle loro origini, ma tanto devota alla contaminazione. Questa è una cosa che ci siamo portati a casa. Una volta tornati abbiamo detto bisogna fare una canzone mescià, ma mescià di gringo, no? Mescià di Argentina, insomma, fare una cumbia, un brano che parla di quello che là abbiamo vissuto, quindi del nostro viaggio, delle parole che là rimangono, perché alcune parole è incredibile come siano rimaste anche fra i bambini. Sì, il piemontese, come diceva bene Javier, si perde, ma si perde anche qui il piemontese in un mondo così contaminato, anche qui da noi. Però alcune cose rimangono, e quello che insomma cerca anche di fare proprio il nostro gruppo musicale, portare qualcosa delle proprie radici
radici nel futuro. La canzone che vi raccontiamo ora si intitola La Pampa Gringa. Aires no su mar riva e con un furgon luma fai tanta strada sastre morte rosse se non Pereira Paraná San Francisco e Raffaela una grande pianura luma attraversa fra soia e trigo va che ti pra tante famiglie l'uma visita che goi che festa su ne belle là su una butta sì su una butta là fasi una cose c'ha ieri il vacenti pra canta butta sì canta butta là mangia butto in ansia ma smiava de se a ca la 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 ando a che cura il Paraná la la pampa gringa è bella là la da Raffaella a Santa Fe la a San Francisco a Cordoba genti che parlu ancora il piemontese genti che santu ancora le sue res genti che parlu ancora il piemontese genti che santu ancora le sue res di piemontese la i civi chiamu chapacan la fu in gianduia per la strada la da Raffaella a Santa Fe la gringo criogi e gaucho gaucho a cavalla genti che parlu ancora il piemontese genti che santu ancora il suo eres genti che parlu ancora il piemontese genti che santu ancora le sue reis di piemontese di Piemontese, di Piemontese. Voltango, andrenta al tambo tre brevo il trigo e vai di volmato la bagna cauda se va con l'asado dopo la coseccia se lui va al volmato trebbiamo il trigo se vai di volpambo tango, 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 tango beva volmato la bagna cauda con l'asado dopo la coseccia se lui va al colmato oh, oh. Trebbiamo il trigo e vai vivo il tango oh. Tango, tambo, tango, tango, tambo, tambo, tango, tambo bagna cauda, mato, asato tango, tambo, mato, bagna cauda, asato trebbiamo il trigo se vai vivo il mato oh, oh. Dopo la coseccia lui va col mato oh. Tango tambo, trigo tambo, bagna cauda mato.
la Pampa Gringa. Sì. Poi ci siamo detti, veniamo a Torino e allora parliamo anche di migrazioni anche più vicine, no? Perché è vero, qualcuno ha fatto tanta strada, qualcuno è andato a Genova, si è preso la sua nave e si è fatto quelli che sono quanti, Emanuele, 11.000 chilometri. Tu sei sempre convinto che siamo comunque su stile, su abbastanza è lontana l'Argentina. Invece c'è qualcuno che è scappato dalle nostre campagne. Noi siamo di Langhe, Roero Monferrato, gravitiamo su Alba, non so se si sente, però insomma arriviamo da quelle parti là, no? Dove adesso c'è la Fiera della Trifula, odore di cacao e Nutella, il Barè, no? Ma questo è il mondo di oggi. Il mondo di ieri era il mondo della malora, quello che raccontava Fenoglio, dove la gente fuggiva dalle nostre campagne, no? E fuggiva per andare dove? Per andare in città, semplicemente, per andare alla Fiat Mirafiore, nelle altre fabbriche che costellavano la Torino, che in poco tempo ha avuto un'espansione enorme, no? La canzone che vi raccontiamo ora parla proprio di questa gente, di coloro che soprattutto nel secondo dopoguerra cambiano casacca, si tolgono la camicia, gli stivali, appoggiano la falce, prendono in mano il martello, si mettono le tute blu e iniziano a entrare nei cancelli di Fiat Mirafiori e vengono a vivere a Torino, lasciando non per sempre, qualcuno è anche tornato, ma le campagne. Tui an città, tutti in città. Se ti fan 60 in fa, era un'altra società, mesi ero morte di fam, tribulavo a mangiare il pan, a mangiare il pan, a mangiare il pan. La famiglia numerosa con un pare un po' padron, i matot favarius che, un pastura da vacche, da vacche. E il travai finiva pi, fin al mes mi avudì, fa tanti sacrifici, poca festa e niente visi, ma perché? Deo cambiè, dei cambiè. Tieri panga na masnaca, sugnava la città, tieri maca un bel frinca, vorrei agire tu rin, per ande a un fabbrica, un bel di tizi scappa, tizi scappa, tizi scappa, tizi scappa, tizi scappa. Dopo guara tu cambia, dal montagne su scappa, su svidasse le burga, ma chi veia su resta, su resta, a su resta. Su slargasse le città, su nascie il fabbricun, che chiamavo a travaglie, asmiava l'occasion, l'occasion, l'occasion. Chi alla Fiat Mirafiur, chi alla Lancia a Civas, la Biberti a Moncaletti, cambiavo il sommeste, e sommeste, e sommeste. Alla fine la giornata, le stipendi e bagna, che tempesta fa sul, cambia pa, pesca te menaca e pena macchina, la malura è passa, le passa. Dopo le cose sono cambiate, le sì, anche la città, tante fabbriche non sarà, tanta gente le sta attaccando, le licenzia, disoccupa. Sì, la crisi le arriva, la domanda le cala, gilendo la produzione, sulla cassa integrazione, disperazione, manifestazione. Vei andè via da sì e tournè dai medei, la casinga alle là malandà, i medei ai sumpi, ma la terra alle lì, come spetta ogni dì, ogni dì. Thank you.
Tuansita. E poi c'è un'altra migrazione, quella invece è verso la nostra zona, no? Parliamo soprattutto adesso di una migrazione un po' peculiare, un po' particolare, che ha riguardato tantissimo le nostre zone di campagna, di quelli che in città non sono scappati e sono rimasti a fare i contadini nelle Langhe, nel Roero e del Monferrato. Molti di loro faticavano a crearsi una relazione sociale, perché in campagna, insomma, sei lì che lavori, di gente ne vedi poca, la timidezza, vuoi quello che vuoi, era dura, insomma, che i nostri contadini trovassero delle mogli per continuare a far vivere la civiltà di campagna, no? E proprio nel secondo dopoguerra nasce nelle nostre zone la figura del bacialè. Il bacialè era colui che riusciva a trovare, ad accoppiare, a fare le cubie, no? Solitamente doveva mettere insieme i contadini del nord e tante volte scendeva fino in sud Italia, portava sulle fotografie di donne, soprattutto Calabria, Sicilia, che potevano venire su, essere sposate da questi contadini e continuare, insomma, questa, perché qui le nostre donne, i contadini, i più opinè, bravo, fè una vita un po' più bella, no? Fè le sniure, si diceva, la terra è bassa, la terra è bassa. Ci ha pensato il bacialè. Vi raccontiamo il bacialè a Sanfrè, nel Roero, in Terrue. Terrue hai era un bacialè che meste e tre vacchi marie. Lì in terrue hai era un bacialè che meste e faba marite. Rivavo dai paesi delle Langhe del Rue per c'è me un consaglio al bacialè che senta bimbo se sai propine con fe per trovè una funna da marie. Vei marie me, vei marie me, vei marie me mi per piasi, oggi te per piasi, pei cubieme, pei cubieme, pei cubieme ti, forse bacia le su, fa il tuo mestè, hey! La sera è San Martin, le rivai in bel fiulin, per c'è un consaglio al bacialè che se t'abbiamo se sai proprio in un fè per trovè una funna da marie geno ante il parlè di eneta travaiele per lo che venda il bacialè venan fel barbanca mangè da mia chignà giutme ti che se ti il bacialè vei marieme vei marieme vei marieme mi oh per piasi oh giutme per piasi pei cubieme pei cubieme pei cubieme ti forse bacia le su fa il tuo mestè. Gire paese delle Langhe del Rue per trovè una funa col fiulin se pian campagnin travai serre matin tipo lo il funa il bacialè e cado tanta strale dai tan Sicilia per trovè una funa col fiulin stassi alle nafia che arriva da lontan ma per ti ala el caramman vei marieme vei marieme vei marieme mi oh per piasi oh cipè per piasi pei cubieme pei cubieme pei cubieme ti forse bacia le su fa il tuo mestè hey vei marieme vei marieme vei marieme mi per piasi oh cipè per piasi pei cubieme pei cubieme pei cubieme ti forse bacia le su fa il tuo mestè hey. Allora, l'ultima.
il bacialè. Speriamo che la lingua non sia troppo un limite per comprendere la situazione. Si cerca nella mimica, infatti lo chiamiamo anche un po' teatro musicale, quello di far capire più o meno cosa succede, preambolando le canzoni. Preambolando le canzoni. Bene, abbiamo parlato fino adesso di immigrazione, adesso ci stacchiamo per fare un brano a cui teniamo tantissimo, che abbiamo scritto noi, perché visto che da noi si mangia bene, la terra è buona, è fertile, no? Siamo sempre un po' lì a stimolare questa società, perché se ha un orto a casa, e la prima volta che abbiamo parlato di orto in Argentina ci hanno guardato tutti in un certo modo, perché per loro l'orto è il lato B, e comunque l'abbiamo scoperto lì, non ce ne volessero. E, insomma, siamo sempre lì che cerchiamo di stimolare la società di oggi. Questa è una canzone abbastanza attuale, nel tenere a cuore la propria terra, nel farsi qualcosa di buono in casa, se per caso avessero mai un pezzo di campagna, di terra, no? Magari in città, Torino è difficile, ma c'è il mio amico Emiliano che lui ha il giardino a Torino, se la fa anche a Torino, l'orto, lì dipende un po' da dove uno abita, però lo stimolo a cercare i prodotti della terra, quelli più vicini a noi, quelli buoni, quelli magari gestiti bene, quelli dove non c'è dietro sfruttamento cosa, e fare agricoltura insieme, perché la socializzazione in agricoltura è possibile. La canzone si intitola Anduma a bagnè l'ort, a bagnare l'ort. Questo cambiamento climatico tocca bagnè su ans, spesso tocca bagnare. Se che è un problema culta globalizzazione che pulveri usanze tradizione. Già che è un problema culta globalizzazione che brucia tutte le città e produzione. A testa la roba arriva da lontano e i bappi nella tara per fessorte del pan. E allora ti scuti la cricca di mescià, le me che biti l'ort co a tua can. Duma bagni l'ort, io e ti duma bagni l'ort, dai che anduma. Se che duma, i sun tanti cusotco, tu mati che darbi o dai che suma, perché suma. Una bella tradizione che da tan soddisfazione che santima, perché tnima. E te che suma si e ti il torto bagni pi na parluma, peggi tuma. Testita le man alla gran distribuzione che standardizza tutta la produzione. A te schifa il mercato, sono i grossi magazine che preferisco il bel al genuino. La roba che l'urbando a fambur del destra e qui che la travaglio del voto sono sfritta. Allora ti che scuti la cricca di mescià, le me che biti l'ortco a tua can. Duma bagna l'ort, noi ti induma bagna l'ort, dai che anduma, se che induma. I sun tanti cusotco, tu mati che darvi o dai che suma, perché suma. Una bella tradizione che da tan soddisfazione che santima, perché tnima. E te che suma siete il tortu bagni pi na parluma, peggi tuma. Che è un problema culta globalizzazione che pulveri usanze tradizione. Già che è un problema culta globalizzazione che brucia tutte le città e produzione. A destra la roba arriva da lontano e i bappi nella tara per fessorte del pan. E allora ti che scuti la cricca di mescià, le me che biti l'orco a tua can. Duma bagna l'ort, noi ti induma bagna l'ort, dai che anduma, se che induma. I sun tanti cusotco, tu madri darbi o dai che suma, perché suma. La bella tradizione che da tan soddisfazione che santima, perché tnima. E des che suma siete il torto bagni pinna parluma, peggi tuma. Duma
bagni l'ordio e tinduma, bagni l'ordio e canduma, se canduma. Sun tanti cusotco, tu matti che darbio dai che insomma, perché insomma, una bella tradizione cara tan soddisfazione che santima, perché itnima, e te che insomma siete il torto bagni pena parluma, peggi tu ma! Anduma bagné l'ort. Siamo quasi alla conclusione, ci stavamo dimenticando di raccontarvi, ancora legandoci all'Argentina, che durante quel viaggio abbiamo fatto un docufilm, no? Un film documentario, l'abbiamo fatto. Noi abbiamo suonato e cantato su Man and Boom. Avevamo con noi due videomaker, due ragazzi nostri amici, che hanno girato 25 ore di video e hanno loro costruito un docufilm, un film documentario che speriamo prima o poi di potervi anche far vedere, insomma. È stato un bel lavoro, abbiamo unito interviste, concerti, momenti goliardici di Asado, Bagnacauda, di tutto abbiamo unito. Abbiamo parlato dell'Argentina di ieri, di oggi, una cosa insieme. E poi avevamo ancora da farvi vedere, perché comunque... Insomma, Natale si avvicina, bisogna anche fare dei regali, no? Tante volte vi sapete che cosa regalare, questo è il momento marketing, vero Maurizio? Se non sapete cosa regalare, questo è il CD della Cricca di Mesciac con le canzoni che avete sentito questa sera e altre ancora, no? Quindi pensateci alla suocera, all'amante, alla moglie, e rimane un bel regalo, eh? Originale. Soprattutto la suocera. Soprattutto la suocera, dici, eh? La suegra, la suegra, la suegra. Allora, fuma ancora una canzone. No, no, sono qui, sono qui. Sì, 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 sì. Bravo, bravo che si informa il dottore, molto bene. Allora, noi facciamo ancora un brano perché poi è ora di andare... a bere una volta, a mangiare due, eh? Siete tutti invitati, tra l'altro. Potevo dirlo che erano tutti invitati, perché questi sì, magari sono del cavalletto e mangio tutto, porto io. Vabbè, dai, beviamo un bicchiere insieme dopo. Un ultimo brano della tradizione, come dicevamo, uniamo il passato e il presente con la Cricca di Mesciac. Vi raccontiamo la storia della bergera, la canzone della bergera, che magari qualcuno di voi può cantare insieme a noi. Boogie. Alumbreta d'un bissum bella bergera l'endurmia, alumbreta d'un bissum bella bergera l'endurmia, e da lì passe tre joli france, calandie bella bergera vuillevi la freu, e da lì passe tre joli france, calandie bella bergera vuillevi la freu, se ho 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 hey. E se vuoi levi la freu farumma fena copertura, e se vuoi levi la freu farumma fena copertura, con il me mantel cale così be, farumma fena copertura passera la freu, con il me mantel cale così be, farumma fena copertura passera la freu, sei hey, hey. Ma la bella la respondice di gallante vostri viaggi, ma la bella la respondice di gallante vostri viaggi, e la se veste si col me verge, che al son della sua viola anfarà danse, e la se veste si col me verge, che al son della sua viola anfarà danse, hey! Olé! Il
berger sente l'uli, le salta fuori dalla baracca. E il berger sente l'uli, le salta fuori dalla baracca. Con la violamma se vita sune, la ciappala bella bergera la farà danse. Con la violamma se vita sune, la ciappala bella bergera la farà danse. Hey! Olé! Guarda un po' con cabala bimbe, la bergera alle tangra si usa. Guarda un po' con cabala bimbe, la bergera alle tangra si usa. Chi la ha usampe, fa bucceldare. Chi la balla la sua curenta, col suo bel berge. Chi la ha usampe, fa bucceldare. Chi la balla la sua curenta, col suo bel berge. Sì! Olè! Ultima! All'ombretta d'un bissum, bella bergera l'endormia. All'ombretta d'un bissum, bella bergera l'endormia. E da lì passe tre scioli, franse calandie, bella bergera bulle villafre. E da lì passe tre scioli, franse calandie, bella bergera bulle villafre. Usse! La cricca di Mestà, musica folk popolare piemontese. È stato un piacerone, eh? Speriamo vi siete divertiti. Magari ci rivedremo in altre occasioni. Se riuscite, seguiteci su Facebook, da oggi anche su Instagram, vero Maurizio? Mamma mia, ci siamo evoluti, perché come tutto, anche la musica e la tradizione si devono evolvere. E ad ogni modo, Emanuele, se vuoi provare anche te a tirare fuori dei CD, magari poi inizi a prendere il giro. Dobbiamo proprio salutare, è finito il Suma Post. È ora. Grazie ancora, eh? È stato un piacerone, dottor Ciabrando. Alla prossima, stempiota.